vincitore della 10ª edizione di Masterchef, Francesco Aquila. Ciao Francesco, buon pomeriggio. Ciao a tutti ragazzi, ciao, buon pomeriggio a voi, bentrovati. Ciao Francesco, benvenuto. Un piacere. Ciao Francesco. Che hai detto, Anto? Dicevo, di buon umore oggi, no Francesco? immagino. Oggi è una bella giornata. Spettacolare. No, non può piovere per sempre. Esatto. Mi sembra anche giusto. Franci, aspettavi che il Milan si schiantasse così? Beh, certo, a voglia. Cioè, non ci speravi che gli faceste uno scherzetto? Ma sai cosa? La speranza è sempre l'ultima a morire. Non lo vuoi accettare, ma dentro di te sei consapevole che l'Inter è due spanne superiore. Sì, sì, però dimmi la verità, perché io l'altro giorno parlavamo con Martin Sartorio, il nostro Martin Sartorio, che dissimulava, come dire, noncuranza, no, questa storia di regalare lo scudetto all'Inter. Dimmi la verità, da tifoso milanista, rosicate un po' che gli avete regalato lo scudetto. Dai. Ma più che regalato, a monte bisogna vedere il problema. A monte loro hanno fatto una squadra per vincere e noi abbiamo fatto una squadra per accontentarci e arrivare... Speriamo di arrivare in Champions. Gli obiettivi erano completamente diversi. Quindi all'Inter che colpa gli fai? Di chi sono le colpe del Milan invece? Ma sicuramente della società. Cioè, in primis mandano via Maldini. Maldini era diventato ormai, stava diventando una colonna importante. Poteva regalare stimoli, poteva regalare forza, carattere, sogno, desiderio. Mandano via lui. Cosa rimane? Questo è già una presa di posizione forte, no Francesco? Cioè, dire la società ha sbagliato, si parte proprio dalle basi, dal principio. Avete mandato via Maldini, già stato quello un grave errore. Ma tu sei poi... di quelli incazzati? Cioè, sei di quelli che effettivamente imputano qualcosa alla società o sei di quelli che dicono, vabbè, però abbiamo lavorato per il futuro, abbiamo messo su una squadra per i prossimi anni e tutto il resto? Dai. Ti provo. Allora... Ah, cioè, mi provochi, ok? E mo te la becchi. No, beh, che discorso è? Sì, ci sta fare una squadra per il futuro, perché l'obiettivo magari, no, nel lungo periodo è non prendere magari ragazzi di 32, 33, 34 anni, ma una colonna vertebrale la vuoi dare o no a questa squadra? Cioè, una punta, solo con Giroud, ma dove vuoi andare? Oh, con tutto il rispetto, perché è un gran giocatore e ce ne fossero di Giroud. Ma è l'unica punta. Beh, però io ho fatto 7-8 quanti ne ha fatti? È da un mesetto che non sta benissimo. Francesco non lo considera nemmeno. Vabbè, sì, poi c'è io. Ma Claudio, scusami, io volevo chiedere a Francesco invece di Pioli. Cioè, quante responsabilità ha Pioli, secondo te? Beh, Pioli, secondo me, non bisogna solo dare... tutte le colpe, perché le colpe non sono tutti di Pioli, lui ha cercato di fare con quelli che aveva, non dimentichiamoci mai del piatto in cui mangiavamo, perché fondamentalmente ci ha fatto vincere un campionato impossibile, cioè l'anno scorso è stato impossibile vincere un campionato così, con 4 scappati. Quindi Francesco, tu credi che la rosa del Milan che vinse 2 anni fa non era la rosa in grado di vincere il campionato, quindi grandi meriti di Pioli. No. Secondo me sì. No, perché molti lo sottovalutano, per questo te lo chiedevo, perché sono tanti milanisti che dicono, vabbè, però in realtà il Milan era forte, c'era Teo, c'era Leao, c'era Tonali. Quelli di quest'anno, tranne Tonali, ma abbiamo preso Pulisic, che abbiamo visto che è un ottimo giocatore, è veramente forte. Abbiamo preso Renders, che comunque è un gran altro bel giocatore, e Loftus-Cheek, che si è dimostrato bello potente. E quindi, Francesco, a te dispiace se Pioli andrà via alla fine di questa stagione o pensi che il ciclo sia comunque finito? È un ciclo finito. Assolutamente sì. Con questa sconfitta il ciclo è finito. Anche perché è vero, non hai le stesse capacità dell'Inter, ma... non è solo, cioè questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di Pioli, secondo me. Sì. Okay. Ma chi ti piacerebbe per il top? Perché tanto ormai penso sia assodato che Pioli va via, no?
già sta immaginando il dopo Pioli, e qual è l'allenatore che ti piacerebbe di più? Beh, ad oggi, con tutti i nomi che sono scappati fuori, secondo me Conte è quello che può dare veramente un'anima forte e che si impone contro la dirigenza. Secondo me Pioli è una persona che cerca di fare da collante, e molte volte fare solo da collante ti stacchi tu. Vero, verissimo. Ma pensi che pure a Conte faranno la squadra stile Football Manager, o sarà lui a imporre calciatori? Secondo me Conte, col carattere che ha, o arrivano quei giocatori o lui non viene. Ma infatti secondo me, come ha sempre fatto nelle altre squadre, no? Di fatto sì. Boh, io allora forse vedo un po' troppa amarezza, nel senso che allora ci sta, è giusta l'amarezza dopo ieri, però io mi concentrerei più su ieri, in realtà, nel senso che io ieri mi aspettavo che il Milan, ora sono tutti bravi, però quei cartellini gialli e rossi che sono volati dal 94esimo, cioè una svegliata. Io penso che ieri il Milan doveva cacciare proprio la scienza per cercare di non far vincere l'Inter, proprio a dimostrare come ha fatto la Salernitana l'anno scorso, no? Tu lo scudetto lo vinci, bravo, ma non lo vinci davanti a noi. E questo forse è il grande demerito del Milan di ieri, e vabbè. Però comunque, se non era chiaro che il Milan quest'anno giocasse non per lo scudetto, cioè io non credo che un tifoso del Milan inizio anno diceva cavolo voglio vincere, cavolo sì voglio vincere lo scudetto, però favoriti no, cioè aveva fatto una squadra per costruire un progetto dai via Tonali, ok, ti arriva comunque a centrocampo Reinders, prendi Loftus-Cheek, sono dei giovani, prendi Pulisic, prendi Chukwueze, cioè secondo me il lavoro della società, poi al netto di alcuni accadimenti inaspettati tipo ciao Tomori, scomparsi tutti i difensori uno dopo l'altro, addirittura Gabbia è tornato, sembra Beckenbauer, ma prima insomma avete dovuto riprendere Gabbia, era desaparecito, non so che fine avesse fatto, cioè comunque il lavoro della società, se vedi il Milan di 3 anni fa, il Milan di 2 anni fa, il Milan di quest'anno, a me sembra abbastanza positivo, cioè il Milan diventa sempre più forte ogni anno non spendendo mai. No, certo, sicuramente ha fatto dei buoni investimenti, infatti ti sto dicendo, con la vendita di Tonali abbiamo preso 3 giocatori molto forti, e in conseguenza sicuramente sono degli innesti giusti, ma la base tu la devi mettere, non puoi lasciare una squadra come il Milan a dei 20 anni quasi, tranne Giroud, quindi per quello che dicevo, sì gli innesti giovani e quant'altro, spendi zero, ma un cambio forte per ruolo lo devi avere, è un po' cioè, comunque sei il Milan, comunque sei il Milan. Certo. E poi quest'anno è venuto a mancare in campo un leader tecnico come Leao. Secondo me. Cosa ne pensi di Rafa, Francesco? Guarda, lo conosco anche personalmente. Lui è proprio così nel suo... è happy, è molto, molto felice. Sorride sempre. Happy. Lui sorride. Però con mi immagino Leao dopo l'Inter vince, scritto che esce ridendo. Perché lui sorride. No, l'hanno mascherato con la faccia triste e l'hanno portato fuori, non lo so. Beh, sicuramente sarà uscito sorridente se è venuto a mangiare da te, Francesco, quello lo possiamo dire. No, secondo me è veramente una persona, un giocatore che può fare la differenza nel mondo, non in Italia, nel mondo. Se veramente boh, ci mette più voglia, più grinta, più la gara c'è rua, gli manca quella, gli manca un po' di cattiveria, ecco. Quella forse gli manca davvero. Lore, lascio un po' di parola anche a te per Francesco. Allora, lo sapete, io qua il mio ruolo da creator è quello di creare contenuti che poi verranno clippati, quindi abbiamo qua l'onore di avere uno degli chef più seguiti d'Italia, quindi ti faccio una domanda un po' particolare. Se dovessi paragonare il Milan, Pioli e Leao ad un piatto, che paragone faresti? Però tu mi devi dire quale Pioli, quale Leao e quale Milan. Quelli di quest'anno, ovviamente. Ah, quest'anno. Sì. Esatto, perché Lorenzo è romanista, Francesco. Ah, è romanista, quindi ha goduto come un riccio, Vedi quello Sardoni. Io ho goduto, però sono meno critico rispetto al Milan di quanto si usi, perché secondo me ci sono quelle due traverse che potevano un po' cambiare l'andamento della storia.
è vero che alla fine il passaggio l'abbiamo meritato, però sono state due traverse abbastanza clamorose, eh. Ha meritato, ma no, quelli sono episodi. Una squadra che è ai vertici della classifica con molti giocatori, o vinci perché sei nettamente più forte, sì. Ma non ti puoi attaccare sul palo perché ho preso il palo che se entrava magari poteva finire in un modo diverso. No, la Roma ha dimostrato di più ed è giusto che è andata avanti e il Milan deve andare a dormire, stop. Il paragone col piatto, Francesco. Che paragone ti fa? Sì, è tosto perché in altri tempi ti avrei risposto subito così. Ad oggi ti dico il Milan, com'è? Una pasta al burro con del formaggio di 24 mesi. No, scotta no, un 24 mesi, dai, che mangi, va bene per campare. E si può fare di più. Io vedo già il titolo: il Milan come la pasta al burro. Pasta al burro e formaggio e parmigiano. Parmigiano, perché almeno la condiamo un po'. Senti, Franci, per il Milan del futuro, dato che parlavamo anche un po', insomma, vorresti qualcuno anche un po' più di leader, un leader tecnico magari con un'età un po' più importante che possa ricoprire un po' anche da spina dorsale. Però per il momento Si parla del futuro e si parla di Zirkzee. Allora io ti chiedo, ti piacerebbe? Beh, perché no? È un giocatore che secondo me ci mette veramente agonia, cioè ci mette veramente foga, è forte, tecnico, fa gol. Secondo me è un ottimo giocatore, basta che non si bruci, bisogna toglierlo al momento giusto dal forno. Allora, avete detto Zirkzee, io ho cominciato a vedere i flash di ieri, le luci. Sì. Un altro romanista, Francesco. Gente che stoppa palla e manda Selmeker a fare il cucchiaio di 40 metri. Mamma mia, che gente. Selmeker, un altro che era vostro. Il Bologna potrebbe riscattarlo. Guarda, che a me Selmeker a me non dispiaceva perché era molto leggero fisicamente. Ma era uno che comunque sia ci combatteva su ogni pallone, cioè ci metteva tanta grinta. Ogni volta che entrava, comunque, cioè, ce l'aveva. Era da sistemare, comunque giovane. Sì, ma tra avere tanta grinta e segnare un pallonetto di lunghezza di 40 metri e prendere una traversa al giro come Roberto Carlos, ce ne passa. Mannaggia, perché... Non so che gli è preso, ha trovato la compagna giusta. Può essere. Francesco, ma se oggi si presentasse un giocatore dell'Inter fresco di vittoria di scudetto, mi dicesse: Francesco, io voglio mangiare da te oggi, faresti il buono, gli metteresti a disposizione il miglior menù possibile? Assolutamente, perché se lo meritano. Io conosco molto bene Acerbi e gli ho scritto subito, gli ho detto: oh, complimenti ragazzi, complimenti, cioè, che devi dire, la verità. Il calcio è bello anche per questo, perché un vero sportivo ammette quando ci sono, cioè non è che devi andare incontro solo perché quello è il cugino piuttosto che il rivale, cioè se lo merita la Lazio, un romanista dovrebbe dire: oh, complimenti, stop. E capito, viceversa. Non sono convinti. No. Senti, ma ci hai parlato con Acerbi dopo quella brutta storia che è capitata con Juan Jesus qualche settimana fa? Che ti ha detto? Ti è sembrato dispiaciuto? Ti è sembrato... Alzo le mani, non c'ero. No, che non magari c'ero. Tu che c'hai un buon rapporto potevi avergli strappato qualche... Cioè, diciamo, il dispiacere che poi ha anche espresso pubblicamente... Però ci puoi svelare qualcosa che può averti detto? No, non abbiamo mai parlato di questa cosa qua. No, anche perché voglio dire, in campo va a capire quante se ne dicono e che cosa succede. Certo, poi da esterno è ancora più complicato, chiaramente. Troppo complicato. Comunque sia, io ho giocato un pochettino a calcio a livello agonistico e te ne possono far tante, calci, gomitate, ginocchiate, e quindi magari uno perde la pazienza e dice una roba così che non si dovrebbe dire. Ala Salemakers.
Beh, più o meno. Mi piaceva correre. Alla, mezzo Gattuso, ero un mezzo Gattuso. Ah, oh, non male. Una palla di quelle vecchio stampo. Sì, che martellavano di continuo. Gattuso giocava nella Salernitana, nel Perugia. Eh sì. A, a martello, bellissimo, bellissimo. Dove ha giocato? Non si è sentito, Anto? No, dicevo, dove ha giocato? Ah no, tutte squadre qui nei dintorni, nel Cesenatico, Calcio e poi vabbè, zone qui nella Romagna, squadre qui, promozione, sì, sì, fino alla promozione e Calcio 5 siamo arrivati in Serie B, poi la società è fallita. Senti, Franci, a te non posso chiedere, ma preferiresti il Milan che vince la Champions o vincere Masterchef? Perché Masterchef l'hai già vinto. Però ti volevo chiedere, nel, nel tuo di futuro, cosa c'è? Raccontaci un po' per chi ci segue, perché ti abbiamo riempito e bombardato di domande calcistiche, ma è giusto sapere anche un po' quali progetti stai lavorando tu. Allora, sto lavorando su più fronti. Sto lavorando più su fronti. Ho aperto una società di catering dove facciamo tanti eventi, cene private a casa della gente, tra compleanni, eventi e quant'altro. E sto scrivendo un nuovo libro che uscirà attorno a novembre. Ottobre, novembre, stavamo pensando. E diciamo che c'è un pochettino di carne sulla griglia. Sulla griglia, esatto. Ma la cosa è perfettamente quello. E ragazzi, in più continuo a scuola a insegnare sala bar, tecnico della ristorazione. Ah, ok, ok, ok. Proprio, proprio stamattina ho fatto fare ai ragazzi, che sono stato a scuola, ho fatto fare ai ragazzi, dedicato ai ragazzi interisti, un angelo azzurro, che l'ho pubblicato sui miei social, un angelo azzurro fatto con col molecolare, quindi degli spaghetti e dei ravioli fatti con l'angelo azzurro. So che Antonio anche tu sai fare queste cose, no? Cioè tu sei esperto di mattina di sei cucinato col molecolare. Io oggi mi sono fatto la pasta col tonno spettacolare, cioè proprio ho fatto la pasta, ci ho messo il tonno sopra. Wow! Wow! Ma il tonno l'hai sgocciolato e l'hai messo sopra oppure con la scatoletta? No, no, io ho il tonno quello a tranci, quindi... Ah, quello buono. Quello buono. Quello buono. Quello buono. Tratti bene, Antonio, possiamo dire. Adesso scappi, però ci ho messo pure il parmigiano. Adesso chiudi la, la chiamata. Francesco sta cliccando. Chiudi, esci. Non va, non va. Non chiude. Io mi cuffietto e te ne andai, basta. Non ti sento più. Che mi incuriosisce molto. Te lo porto. Dopo la sconfitta di ieri, sentire queste cose non è proprio l'ideale. No, infatti. Però, guarda, vi devo dire una roba. Io ho dormito.